Ciao a tutti gli amici di Nuova Finestra, sono William Bisacchi e per questa rubrica dal cantiere vi voglio parlare di infissi industriali, non costruiti in quantità industriali, ma a dire il vero, infissi stile industria. Lo stile industria è un'impronta di stile che è nata a metà del secolo scorso a New York per la riqualificazione di strutture, una volta fabbriche dismesse, e nell'arredo stile industria l'infisso gioca un ruolo fondamentale. Ha delle caratteristiche ben specifiche dei materiali, dei vetri e delle criticità. Le vedremo durante questo breve racconto per questo cantiere che facemmo a Rimini. Ecco, le particolari di questo infisso è che i vetri erano suddivisi in rettangoli per questioni tecniche, perché il vetro allora non era né stratificato né di sicurezza, quindi era pericoloso, e riducendo le dimensioni dei vetri in una fabbrica si abbassava la pericolosità, perché in una fabbrica magari si maneggiano anche degli oggetti dove è più facile rompere un vetro rispetto ad un'abitazione. E in più non si potevano fare queste grandi lastre. Oggi vediamo degli infissi scorrevoli da 5 metri, 10 metri, 15 metri. Oggi la tecnologia ci aiuta in questo, ieri non era possibile. Quindi questo è il primo elemento che va a caratterizzare l'infisso stile industria. Il secondo sono i profili sottili, quelli dello stile inglese, il colore che è sempre un nero, un antracite, ma poi anche il vetro, perché il vetro allora, e il vetro era più puro, non c'erano quei vetri che tirano sul verde come ci sono oggi, e quindi viene abbastanza d'obbligo usare un vetro che abbia questa caratteristica. Poi una volta erano singoli, ma questo non è possibile da utilizzare. Ecco, per questo cantiere abbiamo scelto di usare un acciaio a taglio termico, perché ci consentiva in primis di avere le prestazioni termiche in linea con quello che serve ad oggi in un'abitazione, perché qui da noi siamo in zona climatica e quindi raggiungere un UV di 1.4 watt per le nuove costruzioni o 1.3 per le ristrutturazioni è impensabile con un profilo senza taglio termico. In secondi, questo profilo in acciaio ci consente di avere una lavorabilità, un'artigianalità impossibile per gli altri materiali. Solo legno potrebbe fare altrettanto, ma ad esempio alluminio PVC, anche se esistono dei profili cosiddetti steel design, sono solamente un pochettino più sottili, hanno una caratteristica visivamente che si assomigliano, però fare gli stile inglese, sardargli delle cose, modificare delle maniglie, fare tutte quelle cose che un artigiano può fare e che faceva nelle vecchie serramenti stile industriale è impossibile, o quasi impossibile da fare con serramento in alluminio. Quindi siamo indirizzati su infissi in acciaio zincati e poi verniciati in nero opaco. Il vetro invece abbiamo optato per un vetro extra chiaro per mantenere quella trasparenza come avevano gli infissi di una volta, però dovendo mettere un vetro doppio, immaginatevi di vedere quella canalina lì argentata in un infisso color nero, è qualcosa di orrendo sia dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista prestazionale. Così ci siamo inventati di fare tutte le canaline termiche nere, in modo che l'occhio umano fa fatica a riconoscere se è un vetro singolo o un vetro doppio, sembra un po' un tutt'uno, e quindi è un po' un trucco per rifare il design di quello che c'era una volta. Poi per installare questi serramenti occorrevano chiaramente dei controtelai, e siccome nella maggior parte degli infissi occorrevano anche delle zanzariere a scomparsa e alcuni infissi erano anche centinati, quindi avevano la parte sopra calandrata, altro aspetto che rende più facile utilizzare i serramenti in acciaio, ecco, e abbiamo scelto dei controtelai realizzati dalla parte interna in USB, quindi in un legno termico. La parte esterna abbiamo fatto una scatola praticamente in lamiera che andava a contenere la zanzariera. Fatto tutti i progetti, le tavole da posa come sempre, e poi quando andiamo in cantiere per fare le misure ci troviamo di fronte a questo orrore che puoi vedere qui dalla foto, di un controtelaio dove il quarto lato era stato eliminato, buttato via. Sarà capitato a molti di voi all'inizio, e anche se glielo spiegavo ai muratori, loro vedevano questo pezzo di legno, secondo loro, anche se era pure nite, lo staccavano perché pensavano: ah, ma tanto è un distanziale, l'ho buttato, che devo fare? E vabbè, uno me lo butti, due mi lasci la banchina ridotta in quel modo, che è qualcosa di assurdo, ma poi vabbè, sono problemi facilmente risolvibili. A noi ci fa sorridere, come ci facevano sorridere ai tempi quando usavamo i profili Regintone nella parte interna dei controtelai con la barriera al vapore, quelli erano incollati praticamente con l'adesivo che ha il Regintone stesso, e poi andavamo in cantiere, non le vedevamo, cerca cerca le trovavi appoggiato magari in un angolo
in una parete, il muratore li aveva tolti perché non sapeva che cos'era, non l'aveva mai visti, pensava che fosse tipo una protezione o qualcosa di questo tipo. Ecco, nella realizzazione di questi tipi di infissi, quindi quando in officina si producono questi tipi di infissi, è bello poter interagire con il progettista o con il cliente finale, farlo venire per fargli vedere come verranno realmente questi infissi. Quindi si realizzano le ante con un vetro intero, perché non si va a suddividere il vetro come si faceva una volta. La suddivisione però si fa con degli elementi metallici, delle sorte di stile inglese, che vengono saldati nella parte esterna dell'anta e anche nella parte interna nel fermavetro. Quindi si creano dei telai con tutte le suddivisioni che vuole il cliente e col tipo di piatto o tubo o elemento T che piace a loro. Quindi quando hai il profilo già tutto finito, l'anta finita, gli puoi appoggiare semplicemente delle righette, degli elementi in ferro e fare vedere se gli piace. 1, 2, 3, 1 in verticale, 2 in verticale, in modo che non ci si può, a parte che, cioè, faccio una premessa, a parte che chiamare un architetto, un cliente nella tua officina che vede che gli stai producendo qualcosa è un'emozione incredibile. Cioè, tu pensa che quando compri una Porsche, se vuoi andarla a ritirare in fabbrica, paghi di più per andarla a prendere perché la vedi la fabbrica, è bello. Insomma, è bello oggi vedere come vengono fatte le cose. Era bello ieri, è ancora bello oggi. Speriamo che rimanga bello per sempre. Ma soprattutto quando vengono lì e lo vedono, non ti possono dire una volta lavoro finito, verniciato, installato, o me lo aspettavo diverso, pensavo una resa estetica, forse era meglio mettere un traverso in più, forse era meglio farlo più piccolo o più grande. E questo è un grande vantaggio per tutti, perché il cliente sarà più contento e anche noi avremo più soddisfazione. Il problema è che quando tu fai entrare un progettista, a volte anche il cliente, nella tua officina e vede tante cose, questo gli si accendono mille pensieri, e questo accende mille pensieri nella loro testa, iniziano a pensare: ah, ma allora mi puoi fare questo, mi puoi fare quest'altro. E così è stato in questo cantiere, dove ci hanno fatto fare dei mobili, dove ci hanno fatto fare un barbecue, tutta la struttura, delle porte interne, che tra l'altro lì abbiamo utilizzato un legno per scaldare un pochettino, altrimenti il stile industria inizia a essere un po' troppo freddo, con troppo ferro. Quindi legno e la parte sopra col vetro retinato, che in questo è un elemento che si usava tanto nelle fabbriche di una volta, perché non essendoci vetro di sicurezza, almeno mettendoci la rete dentro, se lo rompevi la rete reggeva il vetro. Poi sono arrivati a farci fare una scala, tipo un cubo di metallo con all'interno una scala molto molto bella scenografica, mentre ultima notte, mentre era lì che passeggiava con l'officina, e questo il cliente ha visto una putrella lì per terra, una putrella mi sembra da 20-25 cm, quindi molto molto pesante, una HEA, e l'ha vista e ha detto: me la puoi dare, che mi serve come mobile per appoggiarsi la televisione sopra? Di cosa c'è di più stile industria che una putrella appoggiata in un soggiorno? E l'abbiamo fatta, poi gliel'abbiamo data, poi gli abbiamo creato, cioè addirittura delle lamiere fatte a nicchia da inserire nel muro, dove sopra c'era il rotolo di porta igienica e sotto il porta riviste, perché diceva: io quando sono alla toilette mi fa piacere leggere una rivista, mi distoglie, mi rilasso, insomma. E questo e tantissime altre cose abbiamo poi potuto realizzare perché il cliente e l'architetto sono entrati in officina e hanno potuto vedere l'artigianalità della produzione di questo tipo di serramento, che è molto più artigianale rispetto a un serramento normale o addirittura anche un serramento minimale, che ora va tanto in voga, però quelle sono costruzioni comunque più industrializzate, mentre lo stile industrial è qualcosa che, a dispetto del nome industriale, è qualcosa di molto 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 artigianale. Spero che questo video ti sia stato di spunto per lavorare sempre meglio e ci vediamo il prossimo mese. Ciao!